Ragazzi, non so proprio come ringraziarvi. Un pomeriggio così rilassante, lontano dai fornelli. Ciao chef. Ciao ragazzi, scusate. Senti chef, mi serve una mano, sono disperato. Devo fare una cena romantica e devo cucinare un piatto senza glutine. Non so... Ma tu un libro di ricette non te lo compri mai. Basterebbe anche la ricerca su Google, eh? Una cena romantica. Che bello. Ma com'è lei? Bellissima, guarda. Ah, ho preso anche la pasta senza glutine. Guarda, vabbè. Cuciniamoli qualcosa a questa ragazza per non farla rimanere a stomaco vuoto. Gli faremo dei maccheroni con una crema di zucchine, gamberi e zenzero. Grazie, chef. In una padella con abbondante acqua salata mettiamo a cuocere i maccheroncini e li lasceremo cuocere per circa 6-7 minuti. Dopodiché prendiamo una zucchina, andiamo a mondare le due estremità in questa maniera e creiamo dei pezzettoni, così, e li andiamo a mettere in acqua bollente precedentemente salata. Prendiamo la radice di zenzero, le togliamo la pelle in questa maniera, prendiamone un pezzo, così, e andremo a mettere insieme le nostre zucchine che lascerà il suo sapore per infusione. Dopodiché prendiamo questi gamberi freschi e andremo a sbucciarli in questa maniera, togliendoli la parte esterna che viene chiamata carapace. Facciamo sempre attenzione di togliere la coda, che è la parte un attimino più tenace. Prendiamo del peperoncino, rigorosamente fresco, in maniera che rilascerà tutto il suo sapore. Andiamo a immergere il nostro olio. Aspettiamo circa 20-30 secondi in maniera da profumare l'olio. Dopodiché saliamo leggermente i nostri gamberi, in questa maniera, e andiamo a rosolarli. Nel frattempo le nostre zucchine sono pronte, andiamo a scolare dalla nostra acqua con lo zenzero e andremo a frullarli in un frullatore con dell'olio d'oliva fino ad ottenere una crema liscia e omogenea. Andremo a prendere una padella bassa, andremo a immergere la nostra salsa di zucchine e zenzero in questa maniera, che sarà poi il condimento dove salteremo la pasta. La nostra pasta è pronta, andiamo a scolarla e andiamo a metterla nella nostra salsa di zucchine. Adagiamo la pasta sul fondo del nostro piatto in questa maniera e andiamo a guardire con i nostri gamberi scottati precedentemente in questa maniera. Buon appetito! Quasi pronto, ci siamo. Ma tra quanto arriva la tua amica? Tra un 5 minuti. Sai che è importante quando si cucina senza glutine che il coltello non abbia tagliato pizza o pane? Beh, tanto lei non è celiaca, quindi... Ma come? No, l'ho detto di me per trovare un argomento per rimorchiarla perché ero in pizzeria. Vabbè.